Buongiorno ragazzi, iniziamo una serie di lezioni che ci accompagnerà per i prossimi giorni, settimane della quarantena e questa serie riguarda l'apparato cardiocircolatorio. Andiamo adesso ad analizzare uno dei componenti principali che è il sangue. Il sangue, come sapete, è fondamentale per il trasporto dell'ossigeno a quasi tutte le cellule del corpo, dico quasi tutte, perché in alcuni tessuti il sangue non arriva direttamente, ma l'ossigeno viene comunque portato anche a queste cellule che non ricevono vascolarizzazione diretta mediante diffusione. Il sangue elimina, si occupa di portare ai polmoni l'anidride carbonica, che è uno dei prodotti della respirazione cellulare. È fondamentale per trasferire alle cellule del corpo i nutrienti, i sali minerali, per eliminare tramite fegato e reni, ad esempio, i cataboliti, cioè i prodotti di rifiuto. Inseriamo anche la milza in realtà in questo procedimento. Distribuisce uniformemente il calore. 37 gradi, che sono la temperatura standard delle parti più interne del mio corpo, si mantengono grazie alla distribuzione dovuta al sangue. È altrettanto fondamentale come parte essenziale del nostro sistema immunitario insieme alla linfa, quindi ci aiuta a proteggerci sia dagli attacchi esterni del non-self, sia dagli attacchi che purtroppo possono venire anche dall'interno, quindi da cellule del self. Insomma, diciamo, le funzioni sono tante altre, ma queste sono le principali. Il sangue è formato da varie componenti. Lo possiamo vedere mediante un'analisi che permette di ricavare l'ematocrito, cioè prendendo il sangue centrifugandolo, vediamo che si suddivide in varie parti. Abbiamo una parte, diciamo, solida, un pellet, che è formato circa dal 45% e una parte plasmatica, quindi tendenzialmente liquida, anche se all'interno sono presenti sostanze solide, che è il plasma, che è circa il 55%. L'ematocrito è il calcolo di questa componente solida, in particolare la componente dovuta agli eritrociti, cioè i globuli rossi, che rappresenta il 44% circa, mentre i globuli bianchi e le piastrine, che formano il buff coat al di sopra del pelle di globuli rossi, sono circa in condizioni normali l'1%. La componente invece plasmatica, il 55%, si suddivide in un 52% di acqua e in un 3% circa di sostanze di sciolto. Vedremo proteine, sali e altro. Quanto sangue abbiamo? Beh, circa il 7-8% del peso corporeo. Variano questi numeri, anche i numeri che vi ho dato prima, in base a tanti parametri, uno è il sesso, l'età, quindi potremmo avere 5-6 litri di sangue. Le cellule che si occupano del trasporto dell'ossigeno sono i globuli rossi o eritrociti e i globuli bianchi, invece, o leucociti, si occupano del sistema immunitario. Le piastrine o trombociti invece sono dei frammenti cellulari, quindi non cellule vere e proprie, che si occupano insieme ad altre proteine, ad esempio, della coagulazione del sangue. Il pH del sangue deve essere strettamente regolato, pena il decesso. Variazioni di pH al di là del 7,35-7,45 possono essere letali. C'è poi una componente che è il siero, che è diverso dal plasma, quindi la componente liquida che rimane della centrifugazione è il plasma. Poi c'è una componente che si ottiene dopo la coagulazione del sangue. Quindi, ad esempio, io posso prelevare del sangue venoso da un paziente e mediante eparina in genere evito la coagulazione, faccio
la centrifugazione e ottengo l'ematocrito. Se invece non inserisco anticoagulanti, dopo la coagulazione ottengo il siero. Quindi nel siero sono sparite, non sono presenti buona parte di quelle proteine che servono per la coagulazione stessa, quindi il fibrinogeno che poi si trasforma in fibrina, i fattori della coagulazione e altri. Quali sono le proteine plasmatiche principali? Le principali sono le albumine, le sieroalbumine, che come dice il nome sono presenti ad esempio anche nell'albume dell'uovo, tendenzialmente albumina, le proteine necessarie alla coagulazione, le alfa e le beta globuline e le gamma globuline. Le andiamo a vedere, adesso alcune le vedremo successivamente come le proteine coagulatorie e le gamma globuline il prossimo anno. Le albumine hanno varie funzioni fondamentali, regolano ad esempio la pressione osmotica, quindi il livello di albumina nel sangue è fondamentale per mantenere una pressione osmotica corretta, cioè ad esempio un aumento di albumine lo si può verificare nelle disidratazioni, quindi sono in carenza d'acqua, mi sto disidratando, aumenta la concentrazione di albumine, ovviamente aumenta anche la pressione osmotica del sangue, c'è un richiamo d'acqua dalle cellule circostanti. Al contrario, un difetto di albumine che vengono prodotte dal fegato, quindi ad esempio danneggiamenti del fegato, possono causare l'effetto opposto, cioè un edema, un arricchimento di acqua nei tessuti circostanti e quindi il corpo tende, soprattutto nelle estremità, ad aumentare di volume per una eccessiva idratazione. Poi sono fondamentali come sistema tampone, insieme alla respirazione, insieme all'anidride carbonica, all'acido carbonico, il bicarbonato, quindi mantengono il pH del sangue a livelli più o meno costanti. Sono proteine importantissime anche come sistema di trasporto, ad esempio gli ormoni tiroidei viaggiano legati alle albumine, altri ormoni, in particolare quelli liposolubili. Gli acidi grassi liberi, quindi non già legati ad altro, viaggiano legati alle albumine. Sono proteine che hanno una carica negativa e si legano quindi a ioni positivi come il calcio bivalente. Si possono legare anche a farmaci, quindi trasferire farmaci all'interno del nostro corpo. Relativamente alla carica, quando faremo il sistema escretore, vedremo che le albumine nel sangue, ci devono essere in quantità molto alta, ma non devono apparire nelle urine. Una delle cause di questa assenza di albumine, nelle urine è che all'interno del nefrone, dove avviene l'ultrafiltrazione, ho delle cariche negative. Le albumine sono ugualmente caricate negativamente, quindi c'è una repulsione di carica. Se si dovessero presentare albumine nelle urine, ovviamente questo sarebbe segno di qualche cosa che non va a livello renale, ad esempio a livello del nefrone, alcune infiammazioni, nefriti, glomerulonefriti e quant'altro che vedremo poi successivamente. Le alfa beta globuline sono molte, veramente tante, hanno funzioni varie, alcune di trasporto, alcune ad esempio inibiscono le proteasi presenti nel sangue per evitare dei tagli proteolitici incontrollati. Le gamma globuline invece non sono prodotte nel fegato, ma vedremo, sono prodotte da cellule specifiche, quindi i linfociti di tipo B, che poi diventeranno plasmacellule, si occupano del riconoscimento di antigeni specifici, ma anche queste le vedremo poi nel capitolo relativo. Gli elementi figurati, dicevamo, sono globuli rossi. I globuli rossi maturi si riconoscono, sono molto piccoli, non presentano un nucleo. Mentre i globuli bianchi, vedremo, sono molto meno, più grandi, significativamente più grandi, e presentano nuclei a volte molto particolari, molto caratteristici e diagnostici.
Questi elementi invece, le piastrine, dicevamo prima, non sono cellule, ma sono frammenti di cellule che derivano da una cellula madre che prende il nome di megacariocita. I globuli rossi sono tantissimi, sono intorno ai 5 milioni per microlitro, hanno una struttura particolare. Biconcava, quindi una specie di ciambella con una parte più sottile al centro, e sono di dimensioni, dicevo, molto piccole, ma nei capillari più periferici, quelli di diametro minore, vedete, passano, non dico a fatica, ma passano quasi al limite. A volte proprio questa struttura piatta permette ai globuli rossi di impilarsi uno dietro l'altro come una specie di treno con tanti vagoni e di viaggiare all'interno di questi capillari più periferici. Questo è un globulo rosso. Voi sapete, dicevamo prima, che la funzione, una delle funzioni principali, è quella di trasportare l'ossigeno. La molecola che è in grado di trasportare l'ossigeno è l'emoglobina. L'emoglobina è una proteina in struttura quaternaria formata da quattro proteine, di cui due di tipo alfa e due di tipo beta. All'interno di questa proteina in struttura quaternaria si riconoscono quattro gruppi eme, ognuno dei quali in grado di legare un ossigeno, e il gruppo eme ha questa struttura. È molto simile ad esempio alla clorofilla, all'anello tetrapirrolico della clorofilla. All'interno non c'è il ferro nella clorofilla, ma c'è il magnesio coordinato con degli azoti, come in questo caso. In questo caso c'è il ferro che cambia il suo stato di ossidazione a seconda che sia presente o no l'ossigeno. All'interno del globulo rosso, visto che ogni emoglobina lega 4 ossigeni, ed essendoci circa più o meno 250 milioni di molecole, ogni globulo rosso, dicevo, può trasportare circa 1 miliardo di molecole di ossigeno. In realtà, anche se in minima parte rispetto ad esempio al citoplasma del globulo rosso, l'emoglobina è in grado di legare anche la CO2, quindi una piccola componente di CO2 viene trasportata anche mediante legame con l'emoglobina, però non nel sito di legame con l'ossigeno, quindi non c'è un contrasto diretto fra emoglobina-ossigeno, emoglobina-CO2, al contrario del monossido di carbonio che invece si lega al sito di legame dell'ossigeno in maniera molto più efficace, quindi è un legame molto migliore, che spiazza l'ossigeno che noi dobbiamo respirare e quindi può provocare un decesso per asfissia, per anossia. I globuli bianchi invece, dicevamo, sono ben più grandi e molto minori, dai 5.000 ai 10.000 per microlitro. Ovviamente dipende anche molto dallo stato di salute dell'individuo, ovviamente in caso di infiammazioni, di attacchi di patogeni, di insomma malattie in corso aumentano anche in maniera significativa. Si dividono fondamentalmente in due grandi categorie: questa che vediamo sopra, che è la categoria dei granulociti, perché all'interno della cellula sono presenti dei granuli, e invece al di sotto vediamo la categoria degli agranulociti, cioè cellule che non presentano questa tipica granulazione. Fra i granulociti vediamo i neutrofili, gli eosinofili e i basofili. Il nome neutro, eosina, eosina il colorante, basofili, questi possono essere chiamati anche acidofili, dipende dal tipo di colorazione che usiamo per identificare. Quindi coloranti di tipo neutro per i neutrofili, coloranti di tipo acido, tipo leucina per gli eosinofili o acidofili, e coloranti basici per i basofili. Mentre per le altre tre categorie, l'altra categoria abbiamo, cioè quella degli agranulociti, i monociti e i linfociti. I linfociti, che vedremo poi nel sistema immunitario, si dividono in linfociti di tipo B e linfociti di tipo T.
Nella prossima lezione andiamo a dettagliare questa slide vedendo le principali funzioni di ognuno di questi componenti.